5 luglio 2022. Io avevo la casa, abito qui, che tremava. All'inizio credevo fosse un terremoto, poi erano tutti quei massi qua che venivano giù col fiume, una brutta cosa. Meno male, speriamo, io non ho sentito che ci sono feriti, solo cose e basta. Siamo fortunati su quello. Allora, è uscito, si è toppato un ponticello del torrente che viene giù dalla montagna e niente, è uscito e un po' è venuta giù di qua, un po' dal campo sportivo ed è andato giù fino alla provinciale. Ha portato via macchine, perché lì c'erano macchine posteggiate, le ha portate via. E non so se lei che viene da su vede una macchina lì sul prato, era 100 metri più in su, una cosa mai vista. Bomba d'acqua? Non lo so, però noi siamo isolati perché abbiamo un furgone che non si può muovere, abbiamo 10 cm di palta, fango, la legna l'ho spostata io con le mie mani, la mia compagna e tutto. Io ero qua, sono sceso qua a piedi sotto questo incrocio dove tu vedi quella macchina lì. Io con la macchina lì blu, in quadra, io l'ho vista scendere da questa strada qua, con la macchina che tu vedi contro il padre russo. Ho visto scendere il fango nel giro di 10 secondi. Ho sceso fango, sassi con la macchina lì che è stata trasportata dall'acqua. Una forza pazzesca. Sì, guardate. Da qua, è finita con la macchina là, inquadrata. Quella è quella con la luce. Ho visto con i miei occhi, 36 anni di vita, non ho mai visto questo. Hai visto com'è qua? È un regagno.